Ciao ragazzi, oggi sono qui per elencarvi alcuni degli anime più brutti che io abbia mai visto e che vi consiglio, ma davvero proprio dal profondo del cuore, di non vedere, senza darvi troppi dettagli su ognuno di essi. Tutto qua. Sappiate tra l'altro che non troverete i soliti anime brutti mainstream come School Days, come Boku no Pico, che in realtà poi un hentai non c'entra neanche, o anime brevissimi di pochi minuti o anche di pochi episodi, ma delle vere e proprie serie. Prima di iniziare vi invito a cliccare sulla campanellina per non perdervi i notifici sui video e lasciare un like. Big Order, non si capisce un cazzo, ma veramente un cazzo in questo anime. Mayo Iga è un cazzo di anime così trash, con una CGI così brutta, inguardabile, con dei personaggi inutili e stupidi, che mi viene proprio voglia di... Stiamo calmi. Quasi tutti gli anime in cui abbiamo le sorelline che amano il proprio fratellone, come Oreimo o My Sister My Writer. Ricordiamo però il quasi tutti, eh? Gakko Ogurashi. Ecco, quest'anime è il connubio tra Slice of Life, quindi vita quotidiana, e zombie. Ah, quasi dimenticavo, ci sono anche le loli. Ok. Bene. Kakumikeki va rave e ci metto pure Ald No A Zero, che sono due anime con i robottoni. Ecco, il secondo in particolare ha delle musiche meravigliose, però ricordo solamente quanto facesse schifo il finale di entrambe le opere. Tutti cazzo di anime che sono l'uno la copia sputata dell'altro, ambientati in un'accademia di magia in cui c'è un protagonista overpower maschio attornato da ragazze. Ci sono sicuramente delle eccezioni, ma tra i più brutti ricordiamo Absolute Duo, Kusen Madoshi Kaosei no Kyokano, come cazzo si chiama, Mao Sensou, Masou Gakuen H per H, eccetera eccetera. Il fatto è che dopo un po' uno non ce la fa più a vedere tutti questi anime uguali, veramente cambiano soltanto i volti dei personaggi, a volte neanche quelli. Rewrite è una merda, non guardatelo, lo so che non lo conosce nessuno, ma non guardatelo perché ha un inizio abbastanza carino, curioso, ma poi no. Happy Sugar Life, ecco qua abbiamo un anime che vuole dare dei messaggi super intensi, incredibili, meravigliosi. E se vi dicessi il termine che caratterizza al meglio questo anime, probabilmente il mio canale YouTube non esisterebbe più. Tutti i cazzo di anime che sono l'uno la copia sputata dell'altro, isekai, quindi teletrasportato in un altro mondo. Eccezione fatta per qualche titolo più originale come Re Zero, Konosuba, eccetera. Il fatto è che dopo un po' uno non ce la fa più a vedere sempre la... Ah, ma sta cosa l'ho già detta. Comunque, menzione d'onore va a Conception, l'isekai in cui in ogni episodio il protagonista deve ingravidare una dea diversa. Ed anche un orsacchiotto. Sì, avete capito bene. Senjushi, che non conosce nessuno. E beh, a parte le animazioni orripilanti, c'è da dire che questo anime ci racconta una bellissima storia di moschettieri che sparano. Semplicemente una merda. Handshakers ha una grafica orribile, una regia con cambi di macchina che fanno venire il mal di testa, super fastidiosi. È una storia che fa veramente cagare, per non essere troppo ripetitivo e dire sempre di merda. Ma di fatto questo è. E quindi ragazzi, sappiate che ho tralasciato tantissimi titoli bruttissimi che avrei potuto inserire per non creare troppa discussione nei commenti, dato che credo ce ne sarà già fin troppa con questi che ho messo. Ovviamente i gusti sono soggettivi, però secondo me sotto certi punti di vista c'è comunque un limite. Detto ciò ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso vi lasciate un like, iscrivetevi a Instagram e ci vediamo in un prossimo video.